Finalmente è stato rilasciato il video integrale del crollo del ponte Morandi. Guardiamolo insieme. Eccolo. Si vede prima il ponte che ondeggia paurosamente, poi la campata che si spezza e crolla rovinosamente nel vuoto. Si vedono anche i cavi d'acciaio che restano sospesi per un attimo. Scusate, mi chiamano dalla regia un attimo. Sì? Ah, ok. Chiedo scusa, mi dicono che quello che vi abbiamo mostrato non è il crollo del ponte Morandi. Si tratta in realtà del crollo del Tacoma Bridge, un ponte crollato nel 1940 nello stato americano di Washington. Pensate, di un ponte crollato quasi 80 anni fa, il pubblico ha potuto vedere le immagini integrali del crollo, mentre di un ponte che è crollato nel 2018, con le dozzine di telecamere che lo inquadravano H24, noi non abbiamo potuto vedere praticamente niente. Ci hanno solo mostrato degli spezzoni tagliuzzati malamente, dove l'unica cosa che spicca su tutte le altre è proprio l'intenzione palese di non farci vedere il momento del crollo. Per questo motivo dovrei cambiare il titolo di questo video dicendo: Ponte Morandi, il video integrale del crollo, non ce lo faranno mai vedere. Come chiamerebbe il nuovo ponte? Con il nome di uno dei bambini vittime del crollo, perché da quella voragine possa venire fuori un ricordo, una memoria del passato, ma anche una speranza per il futuro. Torniamo a parlare del ponte Morandi di Genova e del suo progettista. Questo breve video vuole essere un doveroso omaggio ad un grande genio italico, Riccardo Morandi, appunto. Riccardo Morandi, un genio nel mondo, sottovalutato in Italia. Il crollo del ponte Morandi di Genova è stato progettato dai soliti noti. Lo affermiamo noi che siamo i soliti complottisti. Un potere sovranazionale governa in Italia. Quindi propone e impone. C'è da moltissimo tempo ormai un attacco spietato alla cristianità e all'italianità. Un disegno criminale per cancellare la cultura, la memoria storica dei grandi lavori italiani. C'è la solita cricca, la solita nota entità che prova una cinica soddisfazione nel trascinare il mondo nel caos più profondo e nel distruggere antiche culture nella cui edificazione non ha avuto ruolo alcuno. L'ingegnere Morandi è considerato nel mondo uno dei massimi esponenti dell'ingegno italico per la progettazione di ponti. Tante sono le grandi opere da lui progettate con soluzioni originali, sia in Italia che nel resto del mondo. Riccardo Morandi nacque a Roma il 1 settembre 1902. Vi morì il 25 dicembre 1989. Un genio a livello planetario, sottovalutato in patria. Morandi iniziò la sua attività in Calabria, sullo scorcio degli anni 20, con la progettazione di strutture in cemento armato per il recupero di edifici di pregio, principalmente chiese, che riportavano ancora i danni del terremoto del 1908. Tornò poi a Roma, continuando lo studio o la soluzione dei problemi tecnici connessi a questo tipo di struttura, allora nuova per l'Italia. Nei primi anni 30, su incarico della Bombrini Parodi Delfino, ha progettato l'intera città di Colleferro. Ecco alcune opere di Riccardo Morandi,
in alcune parti dell'intero pianeta. Ponte sul lago di Vagli, viadotto Carpineto. Mercato Grecia, Roma. Ponte Amerigo Vespucci, Firenze. Ponte sul fiume Magdalena, Colombia. Ponte Bisandis, Catanzaro. Ponte Urdaneta sul lago Maracaibo, Venezuela. Ponte Wadi al-Kuf, Libia. E poi sono tante, tante ancora le opere di Riccardo Morandi, grande genio della nostra Italia. Noi non crediamo affatto che il ponte Morandi sia caduto per una casualità. Pensiamo piuttosto, e ti preghiamo di fare le tue ricerche, che coloro che hanno progettato il crollo del ponte Morandi di Genova siano gli stessi che causarono tante stragi e tanti attentati in Italia. Con l'abbattimento del ponte Morandi a Genova viene ancora colpita la genialità del grande popolo italico. Troviamo assurdo che la parte crollata del ponte Morandi di Genova non sia stata ricostruita e che si sia preferita la costruzione di un nuovo ponte. Per noi, che siamo i soliti complottisti, il crollo del ponte Morandi a Genova è il frutto dei soliti noti. Viviamo in un paese in cui è possibile far dimettere un papa per imporcene un altro. Non credere a quello che ti diciamo, ma poniti delle domande e fa le tue ricerche. Riccardo Morandi, un genio nel mondo intero, altra cosa in Italia. Qual è la tesi della procura? Questo non glielo posso dire. Le posso dire l'unica tesi che mi sento, credo ci sentiamo di scartare, ossia che non è stata una fatalità. Beh, hai anticipato allora la domanda successiva, perché io le chiedo se la sente di affermare, visto quello che è successo, se il crollo del ponte era prevedibile. Io quello che le posso rispondere è che due cose. Primo, che ritengo del tutto casuale e accidentale che il crollo sia avvenuto quel giorno a quell'ora e ci sia stato quel numero di vittime. Secondo, che ritengo che debba essere fatto tutto il possibile per evitare che fatti del genere possano accadere nuovamente. Non è vero che queste opere non possono avere un grado di sicurezza assoluto. Non è vero, non lo possono avere rispetto a eventi assolutamente imprevedibili. Se cade un meteorite da Marte o dagli astri, non, certamente questo non fa parte del novero degli eventi prevedibili e prevenibili, ma non versiamo né in questo né in altri casi in ipotesi del genere.